Questo fatto degli ambienti investigativi vicino al mostro, lei la convincono? Nel senso che, Sicuramente secondo me, lei non. suggestione c'è, Qualcosa nel senso che ci c'è lì. sono almeno due indicazioni che fanno pensare che collegamento, diciamo, nell'area investigativa deve essere preso molto con le pinze. Però noi dobbiamo ricordarci che il mostro inviò, e probabilmente recapitandole a mano in procura, tre lettere ai procuratori che si occupavano del caso in quel Cioè, momento. quindi La squadra di di... persona è andato al Sì. Palazzo di Giustizia, quello Sembra che sono gli uffici. così, sebbene non si è ben capito come le siano stati recapitati, però sembra che siano state recapitate a mano e non può essere che lui ad averle recapitate a Due mano. delle tre. Sì. Due delle tre. Scusate, piccola parentesi, Forse sì, tutte e la dico tre. là, ma impronte digitali sulla busta? No, Non ce così ne è. sono, Ah, ecco, non ce ne no, sono. perché. C'è poi un altro elemento che è l'ultimo omicidio commesso nella tenda. Ora, siccome c'era naturalmente la psicosi, la polizia aveva implementato un sistema, diciamo, efficace, che non si è rivelato tale, ma poteva esserlo, cioè di far appartare dei poliziotti sotto copertura coppiette nei terreni vicino Firenze, dove colpiva il mostro. Ecco, in quel caso il mostro colpì una tenda. Quindi questo elemento fa pensare che lui sapesse, in qualche maniera fosse informato del fatto che c'era questa Cioè, attività. perché se nella tenda non avrebbe trovato poliziotti? Guarda, la Sì, stessa perché si cosa. infiltravano nelle auto, naturalmente, Certo, cioè non erano avrebbero mai infiltrati. pensato di portare una tenda, Esatto. questo. La stessa strategia d'indagine venne adottata anche qui nella capitale, quando si dava la caccia a Luca Bianchini, il famoso mostro dei garage, lo stupratore dei garage. All'interno dei garage, ecco, vennero simulate delle donne poliziotto che entravano e che comunque facevano vedere di essere indifese. In quel caso il violentatore colpì in un'altra zona. Quindi anche queste erano in realtà armi spuntate a Vabbè, sono disposizione solo tentativi. degli Vorrei dire investigatori. una cosa rapidissima. C'è un altro indicatore importante, lo dico velocissimamente, che è quello proprio appunto di Silvia Della Monica, cioè il magistrato Donna. Il mostro sapeva che lei era in vacanza a San Piero a Sieve e spedisce la lettera da lì. La stessa Della Monica scrive a Vigna su questo sospetto, cioè non è una cosa Cioè, ci così sono dei molto. riscontri sul fatto che lui Ci sono potesse degli sapere indicatori, ci determinati sono degli movimenti di indicatori. investigatori. Questo è Assolutamente sì. conferma, professore. Allora, io sono sempre stato convinto che l'autore di questi delitti sia una persona di intelligenza davvero inimmaginabile. È una persona molto malata, è una persona che però non ha una malattia psichiatrica conclamata, è una persona che ha dei Perché ne problemi. parla al presente? Ne parlo al presente perché io sono profondamente convinto che una persona del genere, con una opera del genere, perché secondo il mio modesto avviso si tratta di un'opera dedicata alla madre, dedicata alla malattia della madre, le scansioni relative agli omicidi, relative alle scissioni, hanno a che fare con una malattia tumorale uterina della madre, che successivamente si è sviluppata anche, ha metastatizzato anche il seno di sinistra, altrimenti non c'è una Cioè, ma spiegazione. lei comunque è convinto che sia Io ancora vivo? sono convinto che sia ancora vivo perché penso che una persona che in letteratura, una persona che pone in essere una, diciamo così, una serie delittuosa di questo tipo e lo fa, io ho scomodato quasi tutta la letteratura internazionale, mi sono continuato ad affascinare, ad appassionare, tant'è che 2 anni fa ho avuto il coraggio di presentarmi nel seminario per i professori di discipline criminologiche portando questo caso e quindi dicendo quello che sto dicendo adesso, che la scansione degli omicidi è legata alla malattia della madre. Ed è legata al fatto che la madre a un certo punto alla madre viene scisso l'utero, quindi viene praticata un'isterectomia, successivamente viene praticata anche una mastectomia. E il delirio di quest'autore qual è? Che operando quei delitti sacrificali in onore della madre, che ovviamente è una persona che delira, ci possa essere un risanamento della madre. Quest'opera non gli riesce perché la madre a un certo punto muore ed è questa la ragione per cui lui chiude la serie omicidiaria. Tant'è vero che, come ricordava Roberta, che quale diciamo, fantasia poteva avere uno come Pietro Pacciani o come i compagni di merende nel mandare le lettere, la lettera alla Della Monica con dentro il lembo di seno e poi ancora le lettere di cui si parlava prima, che hanno all'interno una pallottola integra, delle pallottole calibro 22 utilizzate
col fondello Serie H, cioè, ma in questo modo lui voleva essere anche individuato. Lui a un certo punto voleva che fosse nota quella che era stata la sua attività. Lui voleva dire: signori, però attenzione, dovete sapermi cercare, dovete sapermi leggere, dovete sapermi interpretare, voi siete poca cosa, voi siete delle inezie al confronto mio. Quello che ricordava prima Paolo Cocchi, a me risulta, dopo un'attenta verifica degli atti processuali, che le famose tre lettere, che erano tre lettere perfettamente identiche, una scritta a Vigna, una scritta a Fleury e una scritta a Canessa. Motivazione qual è? Appare un articolo sul giornale, sulla Nazione di Firenze, dove si dice: altro errore del mostro, la sera dell'ultimo delitto tutte le strade erano controllate e un casellante potrebbe aver individuato la targa. Allora mettiamoci nella persona di questo autore, che dice: ma dai, ma voi tre, perché c'era la didascalia sotto, dice, sono loro i magistrati che hanno in mano tutti gli elementi per pervenire alla cattura dell'autore dei delitti. Insomma, lui dice: ma sì, ma voi davvero volete cioè, siete il ride gli investigatori, non solo gli ride, tant'è che cosa fa? Due delle lettere mi risulta che vengono inviate tramite il servizio postale, sono tre lettere gemelle. Quella del procuratore capo Vigna viene portata sulla scrivania. Allora, questo cosa dice? Dice che questa persona è veramente una persona di elevata cultura, una persona socialmente assolutamente insospettabile. È per questo che io sono convinto che chi ha fatto questa serie omicidiaria sia ancora vivo. Perché? Perché se è morto, sicuramente ci sarà un testamento, ci sarà qualcosa. Me lo voglio augurare da studioso, perché almeno questa persona ci lasci una traccia. Purtroppo lei, professore, sa molto meglio di me, ci sono tanti casi irrisolti dove noi tutti speriamo che un punto di morte. Però Giovanni, dico una cosa: siccome questo caso veramente è all'apice della letteratura internazionale, non ci sono altri casi, noi abbiamo studiato, Roberto lo sa, perché da 16 anni nel Master in Scienze Forensi, fondato dal professor Bruno, ci occupiamo di questa vicenda proprio come ultima lezione seminariale, sì, che dura due giorni, e abbiamo cercato con la bellezza di 750 diplomati, persone di una grande, certo, cultura e consapevolezza, di trovare in giro per il mondo se ci fossero casi simili. Non ne abbiamo trovato neanche uno. Allora, siamo quasi in conclusione, vorrei fare un rapido giro prima di chiudere. Allora, ti convince, come dice il professor Fusaro, che lui abbia smesso il serial killer, secondo appunto questa teoria, dove siamo tutti d'accordo che è una persona sola a commettere? Io sono d'accordo. Ecco, siamo d'accordo perché professor Fusaro, purtroppo non era quello che credevano gli inquirenti. Oh, ma smette di compiere gli omicidi per il motivo che ci ha appena detto il professor Fusaro, nel senso che muore la mamma. Non mi avventuro in analisi psicologiche, perché non è il mio, no, campo, certo, quindi... certo, però ci sarei dato una spiegazione del perché va al 68 all'85, però 85 punto basta. Beh, mi pare che in passato ci siano anche stati dei casi in cui serial killer ha smesso. No, sì, magari c'è una motivazione, ecco, se c'era una motivazione. Sicuro, però è l'unico caso al mondo relativamente alle coppiette, ecco, certo, perché ci sono state delle analogie, però delitti di coppiette, quindi io lo vedo, in un modestissimo parere, come una persona che odiava le coppie e che lo facevano all'aperto, quindi in luogo pubblico. Sei d'accordo, Emilio, con questa teoria? Ovviamente stiamo parlando adesso del movente, se vogliamo. Beh, l'innamoramento della tesi ha portato, come dicevamo, a commettere grossi errori, grossi sbaglioni in sede sia di indagine che poi di dibattimento. L'ambiente in cui l'assassino è stato ricercato è stato sicuramente un ambiente che ha forgiato quelle indagini, perché sicuramente, come sottolineava il professor Fusaro, andava cercato in altri ambienti, quindi in ambienti più elevati. Sì, non ci dimentichiamo che su un luogo dove il mostro colpì venne trovata una scatola di Norz. Okay. Devo passare alla dottoressa, ecco, lei su tutto questo, ecco, su 30 secondi, se mi può dire la sua, nel senso, non si sa verso cosa sta andando, forse la chiusura del caso definitiva, insomma, sono anche tanti anni. Possibile che comunque uno spiraglio ci possa essere? Io non sono d'accordo in questo, professor Fusaro, nel senso che se è vero che questa è un'opera che lui ha compiuto, è pur vero che è rimasto lì a guardare, perché questa è un'opera che a lui è sicuramente piaciuta, che lo ha soddisfatto. Non sarebbe stato così a guardare per così tanto tempo, sono passati, certo, quasi 40 anni, quindi si sarebbe rifatto vivo. Questo mi fa pensare che forse non è più in vita. Ecco, professor Fusaro, chiudiamo con lei. A me ha colpito molto, lei ha detto che questa lettera è stata portata sul tavolo di Vigna, sì, il procuratore. Almeno da quello che mi risulta, poi ovviamente
non c'è un verbale che dica con diciamo effettività fattuale che quel giorno, a quell'ora, quella lettera è stata trovata. Scusi, non c'è però il timbro della posta. Ho capito, ma vuol dire che qualcuno aveva visto entrare qualcun altro. Io ho fatto questa domanda proprio a Vigna, quando prego. Intervistai. No, allora, due, una aveva il timbro postale, quindi è stata spedita. Le altre due no, potrebbero essere state depositate a mano in cancelleria. Io vi ringrazio di essere stato con noi, ringrazio il professor Fusaro, grazie, ringrazio la dottoressa Sacchi, ringrazio Emilio Orlando e Paolo Cochi. Paolo Cochi, vi rimando anche a Doc Crime, a questo documentario appunto che è firmato appunto sul mostro di Firenze. C'è il film I delitti del mostro di Firenze, un docufilm, il libro ovviamente che troviamo in tutte le librerie, che si intitola Al di là di ogni ragionevole dubbio. Al di là di ogni ragionevole dubbio, edito Bruna Editrice. Perfetto, l'ho fatto dire tutto, così almeno se volete essere informati, certamente con Paolo Cochi, diciamo la persona più informata e che ha scritto e che poi ha documentato quelle che sono state le indagini. Grazie di essere stati con noi e come sempre, grazie a voi. A posto. Ci vorrei al doppio del tempo. Aspetta. L'ho detto, che tu ti hai messo paura di 3/4 d'ora. No, volete fare una piccola pausa? Ci abbiamo i numeri, Paolo, ci sentiamo, approfondiamo. Approfondiamo qualcosa. Ciao. Complimenti perché no, questo interesse mantiene vivo in questo caso.